Mariani, quindi è o non è un ospedale di Barbie, secondo lei? Io provocatoriamente ho usato un esempio per accendere l'attenzione e rendere l'idea, perché appunto i cittadini sono assuefatti da continui proclami. Purtroppo ciò che era un timore, una paura per il sottoscritto è diventata realtà nel momento in cui ho ascoltato la conferenza stampa del Presidente Massiglio. Si continua a prendere in giro i cittadini, non si capisce con quali soldi e quanti soldi verrà costruito l'ospedale, si parla sicuramente, come avevo preannunciato, di una notevole riduzione della dotazione economica, si presenta e ci viene presentato un disegnino che, di cui non comprendiamo l'origine di questo render, questo plastico che racconterebbe di questo ipotetico ospedale che andrebbero a costruire. Quindi siamo veramente alle comiche e la colpa è sempre di qualcun altro, come fa sempre il Presidente Marsiglio quando entra in difficoltà. Lui governa da anni anche un certo centrodestra, e negli ultimi anni governa la sua amica Giorgia Meloni, quindi di conseguenza non può dare la colpa al decreto Lorenzin che è ancora in piedi, e non può dare la colpa a chi ha governato 6 anni fa. L'ospedale si deve fare per forza, perché l'unica cosa su cui ci troviamo d'accordo è sul fatto che l'ospedale esistente è obsoleto, è vecchio e ha dei problemi strutturali per quelli che sono i tempi di oggi. Quindi è un atto di responsabilità, di serietà, procedere velocemente a costruire un nuovo ospedale. Non costruire un nuovo ospedale vuol dire essere veramente folli, altro termine non riesco ad individuarlo. Mi auguro che prevalga il buon senso, e mi sono offerto in tutte le forme, in tutti i modi, di aiutare questa maggioranza. Non godo nel vedere le cose che vanno male, assolutamente no, non l'ho mai fatto nella mia vita, non lo faccio sulla sanità e sulla pelle dei cittadini abruzzesi. Gatti l'ha invitata a trovare altri terreni di scontro. Gatti lo invito a far valere i suoi 11.000 voti e a dire appunto dove verranno trovati i soldi che lui stesso sa che sono intorno ai 300 milioni di euro per costruire un ospedale competitivo, altrimenti poi i fatti rischieranno di dichiararlo spergiuro negli anni successivi. La peggior cosa che può accadere a un politico dal mio punto di vista è quello di non essere ricordato per nulla o essere ricordato per cose negative. Vorrei evitare appunto che anche altri colleghi possano cadere in questo terribile, diciamo, buco nero che potrebbe accadere a chiunque. La location di Villa Mosca non è il problema se piace o meno una location, perché penso che quando si costruisce un'opera strategica devono essere i tecnici a dire che cosa bisogna fare. Io sono stato uno dei primi a chiedere appunto un approfondimento sulla location di Villa Mosca, come così poi è stato, e voi ne siete testimoni attraverso le vostre interviste passate. Io ho detto semplicemente valutiamo dei siti, tra cui Villa Mosca, che in un primo momento non era stato preso in considerazione. Poi sono gli ingegneri, i geologi, i tecnici a dire dove bisogna costruire l'ospedale. Io non mi sostituisco mai alla parte tecnica. Il dramma degli ultimi anni di questa nazione è che la parte tecnica si è sostituita alla parte politica spesso, e qualche volta la parte politica si è sostituita alla parte tecnica. Da qui si ha la genesi e l'origine dei disastri.